Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. A livello sonoro si fa un bel salto indietro, si torna nel 94, l'anno in cui sono nato e quindi di conseguenza ho sviluppato la sensibilità per certi suoni tanti tanti anni dopo, però resto legato a quell'annata lì, che non vuol dire per forza anni 90, non vuol dire per forza underground o vecchia scuola. Per me questo suono vuol dire spaccare. E con spaccare intendo dire che quando parte il beat che si carica, tu senti quel fomento chiamato brivido che solo l'hip hop sa esprimere in quel modo, perché io ascolto questo brano di Tyler the Creator nel 2021 e mi domando se non abbia sbagliato e messo in play un disco di Lux, e questo mi fa godere. Ora, non vuol dire questo che il mondo dell'hip hop deve per forza tornare a quello che era, assolutamente no, però fa bene ascoltare un po' di roba. Abbiamo avuto la settimana scorsa Polo G, abbiamo avuto insomma parecchi esponenti del rap americano che un attimo ci stanno ricordando la bellezza non solo della rappata, che magari può anche rompere i coglioni, ragazzi, io non è che ascolto rap, io ad oggi ascolto tutt'altro, pur essendo stato uno dei più grandi estimatori del rap, per questo ne parlo, ne parlerò per sempre, ne so parlare, lo amo, ho una cultura per questa cultura che è veramente inestimabile, perché è fatta di amore, ammirazione, e quindi dico conseguenza non riesco ad essere indifferente quando vedo tra le uscite della settimana a livello mondiale al primo posto Tyler the Creator con un brano che parte con questa strumentale, al di là di quello che dice, al di là di come ci rappa. Io godo, ci godo di brutto, ragazzi, e questo è, avete presente, cioè se siete mai stati a una jam, se siete ragazzini giovani che avete 14-15 anni, probabilmente no, ma non è colpa vostra, non è colpa vostra. Io stesso ho organizzato jam e ho smesso di organizzarle perché non c'era più mercato, perché i locali vogliono il DJ set, sia per quanto riguarda il solo DJ che mette musica e la gente beve, quindi la gente vuole bere nel locale, durante lo showcase non si beve, non si consuma, si ascolta, e questo è un problema per gli affari, quindi di conseguenza la jam era un qualcosa che rischiava, non dico di far fallire la serata, però spendevi tanto perché dovevi acquistare l'artista e la gente non ti rientrava se non c'era comunque il biglietto ad alto prezzo. Quindi di conseguenza, se voi non avete vissuto i concerti hip hop e avete visto invece questi rapper new school fare 6 tracce e andar via, la colpa non è vostra, per questo ne parlo. Bene ragazzi, quando c'erano le jam, le serate hip hop fatte bene in questa regione, ad esempio la mia, l'Abruzzo, e non sto parlando solo di quelle che io ho organizzato, ne ho organizzate tante per un anno e mezzo, sto parlando di jam e serate organizzate da gente che la fa da anni e la farà per sempre, questa disciplina dell'evento hip hop, e c'era il DJ set prima del live, e prima del live c'erano dei brani appunto della Madonna come questi che tu ascoltavi e ti partiva quella carica, quel delirio. This is Tyler the Creator in questo momento. Io sono molto grato a questa uscita, perché non è solo un discorso diciamo relativo a lui,
lui ho una traccia, ma mi ha ridato delle emozioni che ascoltando la musica nuova non avevo da tempo. E me la sto ascoltando, riascoltando e sono molto felice perché spero che se un personaggio così, dopo tanti anni, decide di riuscire con un brano di questa tipologia, perché si aveva fatto della roba, però a fatti concreti questo brano è il suo ritorno, vuol dire che lo possiamo fare. Vuol dire che un ragazzo della new school, che magari ha anche successo, può dire ok, devo rilanciarmi. Come lo faccio? Lo faccio con l'hip hop. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.